Siamo con la professoressa Ulrike Liebert, grazie per essere qui con noi. Allora, in questo convegno si è parlato molto di Europa, dei problemi anche dell'Europa. Come vede, secondo lei, questa unione politica monetaria nel prossimo futuro? Nel prossimissimo futuro, sempre con dei processi difficili ma molto interessanti per gli studiosi, per quelli attivisti, io penso che è un periodo veramente affascinante, per niente noioso. Lei crede che la crisi economica quanto possa aver influito in alcune scelte che ha dovuto fare poi l'Unione Europea? Ah, certamente molto. Abbiamo visto negli ultimi 5 anni tante nuove misure, decisioni che noi non, come ricercatori esperti dell'Unione Europea non ci saremmo aspettato. E questo è stato frutto chiaramente del tentativo di padroneggiare la crisi, superare la crisi. Lei ci sono, abbiamo visto, no, durante il convegno ci sono alcuni paesi che hanno reagito alla crisi in un modo e altri, come magari anche l'Italia o la Grecia, hanno reagito in un altro. Pensa che ci potrebbe mai essere un'unità di reazione per quanto riguarda questo argomento? La crisi ci ha fatto vedere che infatti abbiamo dei sistemi economici e politici abbastanza diversi ancora, però la crisi e le misure di strategie di soluzione comporteranno a un maggiore avvicinamento, sono sicuro, no? Che più e più i problemi, nonostante la diversità dei nostri paesi, delle nostre economie, i problemi sono abbastanza simili e di questo ce ne rendiamo conto ora. Per esempio il problema della diseguaglianza economica e sociale, che nel nord come nel sud, no, è molto forte, e prima non si vedeva, che la classe media è molto, sempre più sotto rischio, in rischio, no, di le chance di prosperità sono diventate più insicure. E queste sono delle sfide che bisogna affrontare, io penso, a livello europeo, perché a livello nazionale non ha più molto senso.